Buongiorno, oggi è l'inizio di una nuova entusiasmante avventura perché mi sono resa conto che nell'ultimo periodo non sto leggendo granché, però allo stesso tempo ho tantissimi titoli che vorrei leggere. Quindi ho deciso di partecipare a una piccola personale challenge. Mi piacerebbe leggere ogni giorno tra le 50 e le 100 pagine, almeno per una settimana, per riprendere un po' il ritmo. Sapete che ogni tanto mi piace fare queste sfide personali, soprattutto per smaltire un po' anche la TBR o appunto motivarmi nella lettura di qualcosa che magari mi spaventa un po'. Come ad esempio L'uccello che girava le viti del mondo di Murakami, il libro che avete scelto per marzo per il CB Book Club. Mi spaventa un po' per la dimensione, però sono veramente molto curiosa di iniziarlo e poi mi piacerebbe leggere un libro che ho acquistato di recente, ovvero la nuova avventura del detective Kindaichi. Ultimamente sto cercando di leggere quasi subito i libri che acquisto, proprio per evitare che si accumulino in libreria e diventino libri non letti per mesi o anni. Mi piacerebbe riprendere a leggere con più costanza anche i manga, penso che partirò proprio col quarto volume di Kowloon, che non vedevo l'ora uscisse, ma ne ho anche altri da leggere, insomma. Ho diverse cose che mi piacerebbe leggere, tra cui anche il nuovo romanzo di Sally Rooney, però vedremo, andiamo con calma. Ad aiutarmi a porre degli obiettivi e tenere traccia della lettura ci sarà poi lo sponsor di oggi, ovvero Basmo, un'applicazione che vi consente appunto non soltanto di tenere traccia dei libri che state leggendo, avete in lettura o avete letto, ma anche di quanto effettivamente leggete. La cosa che più mi gasa è sicuramente la parte delle statistiche, perché vi permette di vedere quanto ad esempio riuscite a leggere quante pagine in un'ora, ma anche al minuto. Potete vedere quanto avete letto durante la settimana e crearvi delle vere e proprie routine, ma anche degli obiettivi, ad esempio quanti libri volete leggere durante l'anno, e l'applicazione vi aiuterà a capire quanto dovreste leggere per mantenere, diciamo, questo obiettivo. Mentre poi avete un libro in lettura, potete iniziare una vera e propria sessione, tenere traccia, ad esempio, delle citazioni, scansionare delle pagine dal libro, ma anche aggiungere, ad esempio, delle note sia scritte che vocali, che è la cosa, secondo me, più utile per registrare, diciamo, in tempo reale ciò che state pensando del libro che avete in lettura. È sicuramente un modo per vivere la lettura in maniera forse più stimolante e interattiva. Tutta la parte degli obiettivi mi gasa particolarmente, quindi spero mi aiuteranno in questa mia piccola challenge. Se siete curiosi, vi lascio comunque tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Mi raccomando, dateci un occhio. Taking pictures in my mind. Got the sun in my hair, blue in your eyes. I could lay here all my life. Top of it slowly, green goes from my eyes. I can't get enough of you. Baby, it's the love. Che non mi è dispiaciuto affatto il quarto volume di Kowloon. Certo, rispetto all'inizio la storia forse sta procedendo in maniera più lenta, un po' più lineare, però quelle piccole cose aggiuntive che ci sono secondo me aiutano tanto a costruire meglio i personaggi, le loro relazioni in generale. Mi piace molto l'atmosfera di questo fumetto, quindi sono curiosa di andare avanti. Oggi invece voglio terminare la lettura di Fragranze di morte di Yokomizu Seishi. Sono a un terzo circa del romanzo. Questo è un autore che ho conosciuto con il Detective Kindaichi, la prima avventura che è stata, insomma, pubblicata qua in Italia di questo detective molto molto bizzarro, che per certi versi mi ricorda Poirot proprio per essere un po' eccentrico e distinguersi da subito, però è un personaggio molto molto diverso da Poirot. La cosa che mi piace di questo autore, che se non sbaglio credo di aver letto Essere voluta, è che nei suoi romanzi riprende sempre un caso classico della letteratura di questo genere. Ad esempio, nel Detective Kindaichi si tratta di un omicidio a porte chiuse. Nella Locanda del Gatto Nero, che è il secondo romanzo,
viene ritrovata invece una persona la cui identità rimane un mistero perché è stata sfigurata in volto e quindi probabilmente è stato fatto in questo modo per sviare un po' le indagini e far credere che sia una persona invece che un'altra. Devo ancora capire bene qual è il classico di questo romanzo, perché ci troviamo all'interno di un grande magazzino e c'è una signora che si è presentata con una veletta per non farsi riconoscere, che fa un po' la gnorri, si fa tirar fuori insomma dei gioielli, delle cose, poi ne ruba un po' e quando viene colta sul fatto uccide una persona e scappa. E nello stesso momento viene ritrovata anche un'altra persona morta che fino a poco tempo prima lavorava in questo grande magazzino, ma poi è stata licenziata. Quindi forse le cose sono collegate in un qualche modo. Veloce aggiornamento di lettura mentre attendo che il tè sia pronto per questa mattina. Ho terminato Fragranze di morte e non avevo inizialmente capito che sarebbero stati due racconti, quindi due indagini diverse. Nel complesso mi è piaciuto, però fra i tre romanzi del Detective Kindaichi è quello che mi è piaciuto meno, proprio perché essendo due racconti abbastanza brevi c'è meno tempo per entrare nel vivo, diciamo, del mistero e cercare di approfondire, capire le dinamiche, i personaggi eccetera, quindi mi ha colpito meno per questo motivo qua, però è stato comunque molto interessante. Ho iniziato alla fine Dove sei mondo bello di Sally Rooney e sono già circa a metà, sono al 45% e inizialmente ero un po' perplessa perché non sono forse abituata tanto a leggere romanzi contemporanei di questo tipo, ovvero di persone comuni che potrei essere io come la mia amica e vederli interagire, parlare proprio del mondo di oggi, con i mezzi di oggi, i messaggi, le email, non lo so. È strano, però bello, interessante. Secondo me è una ventata d'aria fresca leggere anche delle cose di questo tipo e non soltanto romanzi ambientati lontani da noi nel tempo o geograficamente parlando. È una cosa comunque che cerco molto spesso nei libri, la quotidianità, tematiche che si possano applicare insomma al giorno d'oggi, quindi sono molto contenta. È anche leggermente spicy, non me l'aspettavo come libro. Tutto sommato devo dire che sto procedendo bene, sono molto soddisfatta perché in 4 giorni ho letto più di 320-330 pagine di libro e poi ho letto anche un manga, quindi ce la posso fare. Se riesco oggi vorrei leggere un altro fumetto, però sono ancora indecisa se continuare Shadows House o Beyond the Clouds, quindi vedremo. Il libro di Sally Rooney, devo dire che mi è piaciuto molto, sicuramente non il libro della vita per quanto mi riguarda, però mi è piaciuto perché ci ho trovato tanto di me, del quotidiano, delle conversazioni che ho magari con i miei coetanei o con gli amici, quindi l'ho trovato estremamente attuale e molto vicino appunto alla realtà, nonostante alcune cose invece mi siano sembrate un po', non dico assurde, però poco credibili ai miei occhi, ecco. Tra l'altro trovo che proprio la forza di questa autrice sia, oltre al linguaggio molto semplice e diretto, proprio il trattare questioni del giorno, temi come anche l'incomunicabilità, vuoi per i social o per la tecnologia, per il periodo che stiamo vivendo. Affronta proprio dei temi comunque cari a quella che è la mia generazione, quindi è molto facile rivedersi, no, in questi personaggi, in quello che affrontano, nei discorsi che fanno anche in generale sulla vita, non soltanto sulle relazioni sentimentali ma anche sull'amicizia e così via. Sono senz'altro curiosa di leggere altro dell'autrice, nel
mentre ho letto questo manga, La mia fuga alcolica di Kabi Nagata. Qui l'autrice torna a parlare della sua esperienza personale. In La mia prima volta e Lettere a me stessa aveva parlato soprattutto del suo lavoro, di depressione, di disturbi alimentari, eccetera, eccetera. Qua parla del suo periodo in cui era dipendente dall'alcol e questa sua dipendenza l'ha portata a stare particolarmente male fino a essere ricoverata in ospedale. A differenza dei precedenti due manga, qua non c'è più il rosa, ma come si intuisce dalla copertina, questo arancio evidenziatore che secondo me è perfetto per la storia e forse proprio per il tema centrale dell'opera ho preferito meno questo fumetto rispetto ai precedenti. Apprezzo tantissimo la sua autoironia, il voler trattare dei temi così personali in maniera semplice, diretta, sincera, graffiante. Questo tocco, diciamo, di ironia rende la lettura meno pesante, ecco, e anche più facile per rivedersi. Quindi nel complesso il fumetto mi è piaciuto, però ho preferito altro dell'autrice. Ora inizierò L'uccello che girava le viti del mondo. Ebbene, avevo iniziato questa sfida proprio per motivarmi a leggere questo libro, ho cercato di rimandarlo il più possibile, ma ormai non posso più rimandare, quindi a noi due, Murakami. All'ultimo aggiornamento. Quanto ho letto in una settimana? Al di là del numero delle pagine e dei libri fumetti che ho letto, devo dire di essere molto soddisfatta, perché sono riuscita a motivarmi in maniera sana, non ho mai avuto ansia di dover leggere per forza tot pagine o per tot tempo, l'ho vissuta veramente in maniera molto tranquilla, tant'è che non tutti i giorni ho letto effettivamente tra le 50 e le 100 pagine, ma non per questo mi sono sentita in colpa o di aver fallito la mia missione. Quindi, riassumendo, ho letto Fragranze di morte, che raccoglie due racconti del detective Kindaichi, il quarto volume di Kowloon Generic Romance, questa serie un po' distopica sentimentale, mi piace sempre di più, il terzo volume di Beyond the Clouds, che devo dire mi ha lasciato un tantino perplessa, nel senso, rispetto agli altri volumi, intanto vi faccio vedere giusto queste pagine colorate perché i disegni sono veramente bellissimi, però rispetto ai precedenti due questo l'ho trovato molto più infantile, non so, quindi l'ho letto comunque volentieri perché è una lettura molto carina, coccolosa, c'ha anche un tocco di fantastico molto carino. Però appunto mi è sembrato per un target molto più giovane, quindi non sono riuscita ad apprezzarlo pienamente. Ho letto poi Dove sei mondo bello di Sally Rooney, che non era nemmeno la mia TBR, mi sono lasciata trasportare un po' dall'entusiasmo anche delle tante persone che amano questa scrittrice e devo dire che sono rimasta molto sorpresa, è un libro che mi è piaciuto veramente tanto ed è stato forse quello che mi è piaciuto di più durante questa settimana, c'erano dei momenti in cui non riuscivo a mettere giù il libro e ne ho parlato un po' con tutti perché mi aveva appassionata, ecco, trattando comunque del quotidiano è molto, cioè ci si può rivedere facilmente, quindi è anche facile parlarne con chi magari non legge solitamente romanzi di questo tipo. La mia fuga alcolica di Kabi Nagata, una storia vera, una testimonianza che io trovo preziosa, ma come vi dicevo ho apprezzato di più altro dell'autrice. E infine ho iniziato L'uccello che girava le viti del mondo di Murakami. Tutto era iniziato da questo libro qua. Sono al 18%, però adesso non mi sta dispiacendo. Prevedo che sarà un libro un po' onirico, di quelli proprio tipici di Murakami. Per adesso il protagonista è un uomo di 30 anni che si ritrova a casa a fare, diciamo, il casalingo perché si è licenziato da lavoro, ancora non ha trovato un nuovo impiego, ma non ha fretta, diciamo, di trovarsi un nuovo lavoro perché la moglie appunto guadagna abbastanza ed è lei stessa a dirgli che non hanno fretta. Proprio perché ha del tempo libero si mette a cercare il gatto che è scomparso ormai da 10 giorni e da qui parte
fare del tutto da questo episodio e da una donna che lo chiama a casa e ha delle richieste un po' particolari. In totale ho letto circa 600 pagine senza contare i 3 manga, quindi devo dire che sono veramente molto soddisfatta. Sono molto curiosa di vedere quante pagine allora sono riuscita a leggere. Devo dire che varia molto da titolo a titolo, perché chiaramente ad esempio Beyond the Clouds l'ho finito di leggere in 21 minuti per la mia fuga alcolica, ci ho messo più di un'ora se non sbaglio, quindi dipende molto anche dal tipo di lettura. Per adesso Basmo mi segna che leggo 66 pagine all'ora, prima però di finire Beyond the Clouds, se non sbaglio era sulle 42 pagine all'ora. Ringrazio di cuore Basmo per aver sponsorizzato questo video e spero che vi sia piaciuto, che magari vi abbia un po' motivato nella lettura, intrattenuto, tenuto un po' di compagnia, magari era il segnale che stavate aspettando per iniziare una vostra piccola challenge personale o abbattere il blocco del lettore. In ogni caso io vi auguro buone letture, ci vediamo qua sotto nei commenti e alla prossima, ciao!